Qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente e tu cerchi ancora. Buongiorno, buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Eccoci qua oggi che è il 25 di ottobre del 2023 e noi abbiamo la gioia di poter incominciare questa giornata attraverso la preghiera ed è bello poter pregare, sono le 7:11, noi sappiamo che molti già stanno a lavorare da diverso tempo, altri magari andranno o forse un pochino più tardi, i ragazzi a scuola, quindi che Dio possa benedire la tua vita questa mattina e che possiamo essere in tanti qui attraverso le nostre richieste di preghiera, cercando il Signore con tutto il nostro cuore. Io spero che tu stia bene. Allora mi puoi mandare le tue richieste di preghiera al 340-237-9339 e quindi ci sono anche gli indirizzi delle chiese. Noi vogliamo che tu possa partecipare. Stiamo sempre a pregare gli uni per gli altri. Signore, questa mattina, come tutte le volte, noi invochiamo il tuo nome. Ti ringraziamo, Padre, per la gioia che ci dai di vivere solo con te, perché non c'è un altro Signore a cui noi ci rivolgiamo.
A te sia la gloria, a te sia la potenza nel nome di Gesù Cristo. Voglio tu, Signore, benedire tutto questo tempo con i miei cari fratelli. Io, Signore, questa mattina ho la gioia di poter alzare la mia voce e di pregare al Signore, di glorificare, Padre, il Tuo nome insieme a tutti coloro che Ti conoscono. Io prego, Signore, anche per coloro che non Ti conoscono, affinché in Cristo Gesù possano venire a far parte di un solo popolo che Tu hai preparato per la nostra vita. Signore, noi sappiamo che i cieli, Signore, nemmeno il mondo intero possono contenere, Signore, la Tua maestà, la Tua potenza, la Tua gloria, e noi Ti preghiamo, Signore, che Tu ricevi nella nostra, Signore, nei nostri limiti, Signore, la nostra lode, perché, Signore, Tu sei il Signore. E Padre, Tu hai costruito ogni cosa, noi glorifichiamo il Tuo nome. Padre, noi confessiamo anche, Padre, il nostro peccato, affinché, Padre, noi possiamo avere forza in Te, perdono nel Signore attraverso Cristo. Già siamo, per coloro che credono in Cristo, già sono stati perdonati, ma noi vogliamo continuare in questa vita, Signore, di santificazione, avere una vita per il Signore. Padre, la Tua parola dice che Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore, suo Dio. Signore, che questa sia una verità anche per la mia vita e per la vita di tutti coloro che credono in Te. Signore, io prego per le nostre anime, io prego, Signore, per le nostre vite, affinché quello che noi facciamo sia, Padre, secondo la volontà del Signore. Vogliamo avere una vita che sia conforme, Padre, alla Tua parola, nel nome di Gesù Cristo. E questa mattina noi continuiamo, Signore, a presentare le nostre vite. Signore, pregando per la mamma di Nick, Signore, per la sua salute, noi presentiamo lei, per la Diana Veronica, per la sua famiglia, Signore, per Filippo nel nome di Gesù Cristo, per Anna e Lina, Signore, mamma e figlia, Signore, sempre presente nel nome di Gesù, per la grazia, Signore, qui a San Giorgio. Noi preghiamo per la sua vita, preghiamo per la sua salute, preghiamo per la sua intera famiglia affinché vengano a Cristo. Fratello Mariano, la Maria, Signore, per tutta la loro famiglia, nel nome di Gesù Cristo, noi presentiamo loro davanti a Te. Per il fratello Roberto, Signore, per la Neia, e molto, Signore, per Roberto, per la sua salute, io prego che Tu lo possa ascoltare dal mattino, nel nome di Gesù. Per il fratello Gabriele, Padre, continua a fortificare la sua vita, che lui possa guardare il Signore. E come noi tutti sappiamo, e lo sa anche lui, che seguire a Cristo non è una passeggiata al parco, è una sfida tutti i giorni. Signore, noi preghiamo che Tu dia a lui tanta forza, tanta costanza, tanta perseveranza. Grazie per i doni, Signore, che Tu hai dato alla sua vita, nel nome di Gesù. Signore, anche per Elisette, la mia preghiera al Signore, benedici, Signore, la sua vita, la vita di Hermes, benedici, Signore, la vita anche di Patrizia, di tutta la sua famiglia, la sorella Maria a Rimini, per Tommaso, Signore, per la Maria, Signore, molto particolarmente, Signore, per la consolazione dello Spirito Santo, per la sua famiglia, per suo nipote, Signore, che è arrivato. Noi vogliamo pregare anche per lui. Signore, spiana la sua strada, nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi presentiamo anche la Daisy, Padre. È una gioia vedere il suo pancione e sapere, Signore, che quello che ha nel grembo materno è frutto, Signore, della Tua grazia, della Tua benedizione. E vedere, Signore, questa risposta alla preghiera per lei e suo marito Michael ci porta grande gioia nel Signore. Continua, Signore, a fortificare la sua vita nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi preghiamo anche per la Silvia, preghiamo, Signore, per i suoi genitori, prego, Signore, per suo marito, per Signore Santiago. Continua, Signore, a proteggere Santiago. Signore, io prego che Tu lo conservi sempre più in fede in Te, nel nome di Gesù Cristo. E poi, Signore, noi abbiamo anche la nostra scheda di preghiera, quella che ho condiviso ieri e diversi già hanno condiviso anche delle richieste di preghiera.
Padre, per chi cerca una guarigione fisica, per chi chiede, Signore, un rafforzamento della propria fede e protezione, Padre, dagli attacchi del nemico, consacrazione, santificazione, illuminazione, Padre. Io voglio pregare, Padre, per la grazia, per Michele, Signore, per la figlia Lily, per la mamma di grazia, Signore, che tu possa benedire questa famiglia. Noi preghiamo per la salute, Signore, di Michele. E preghiamo tanto anche per la vita, per la salute della figlia, Signore di grazia, di Michele, la Lily, Signore, anche lei un insegnante, benedice nel suo lavoro, la responsabilità che ha, ma benedice, Signore, il suo cuore, la sua anima, affinché lei venga a Cristo, affinché lei sia liberata da ogni male, affinché tu possa, Signore, fortificare la sua vita nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi preghiamo, Signore, anche per Elena, Signore, che tu possa benedirla, Signore, questa mattina, Signore, non solo questa mattina, ma sempre da parte, Signore, di Roberto. Signore, noi preghiamo perché tu possa raggiungere quest'anima, Padre, che ha bisogno del Signore. Tu sai quello di cui lei ha bisogno, quindi noi presentiamo quest'anima davanti a te, Signore. Come noi presentiamo, Signore, anche questa mattina per problemi, Signore, a volte in famiglia, per guida, saggezza nelle decisioni, protezione, sicurezza per la famiglia, Padre, e soprattutto liberazione. Liberazione, Signore, dalle tentazioni e che tu possa illuminare, Padre, a questa vita, Padre, che ha tanto bisogno, Signore, quindi io prego, Signore, per la vita di Maria Vera, Signore, noi preghiamo, Padre, anche per Giuseppe, Signore, per Raffaele, per Michele, Signore, per Elisa, per Alessio, Signore, per la Sara, Signore, noi preghiamo con tutto il nostro cuore per quest'anima, Signore, nel nome, per queste anime nel nome di Gesù Cristo. Presentiamo, Signore, anche per la vita, Signore, di Maria Vera, Signore. Noi ti ringraziamo per la sua costanza nella preghiera. Voglia tu, Padre, benedire fortemente la sua vita, il suo cuore, nel nome di Gesù. E presentando ancora, Padre, per una guarigione fisica, saggezza, Signore, grazia per superare le sfide e le prove della vita, noi preghiamo, Signore, per la Lucia, Signore, noi preghiamo per il suo cuore, tu conosci, Padre, la sua vita, noi ti ringraziamo per la cara sorella, ma preghiamo, Signore, che tu la possa guarire nel suo anima, nel suo cuore, attraverso la potenza di Gesù Cristo e che in ogni scelta, Padre, lei sia guidata dal Signore. Padre, a volte noi affrontiamo delle difficoltà e Lucia, Signore, anche lei affronta delle sfide non indifferenti. Allora ti prego, Padre, che tu la possa proteggere, proteggere la sua mente, proteggere la sua anima, il suo cuore. Padre, che lei possa avere la grazia del Signore per superare queste prove e che in ogni momento, Signore, tu possa dirigere la sua vita. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ti glorifichiamo, Signore, per queste richieste, per questo modo in cui noi possiamo raggiungere tante anime, Signore, per la Tua gloria, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E questo è bello poter pregare a Te, nel nome di Gesù. Amen. Glorificato sia il nostro Signore. Amen. Io vorrei solo fare un annuncio importante a livello tecnico, che noi per alcuni giorni, almeno per un paio di giorni, mi sembra, abbiamo fatto la trasmissione di Alba Nuova anche su Facebook, eccetera. Allora, il canale principale sarà sempre questo di Nicodemo Fabiano, e quindi a volte faccio qualche test, però a volte, ecco, ci sarebbe... Ossia, ci sono altre questioni tecniche che non posso fare sempre su Facebook. Quindi il canale principale è sempre questo. Quindi se vuoi sempre accompagnare Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola, hai bisogno di iscriverti su questo canale. youtube.com/nicodemof, c'è la parola iscriviti.
Poi c'è una campanellina, clicca due volte sulla campanellina. Se già ti sei iscritto, verifica se ancora sei iscritto, perché a volte può capitare che YouTube ti toglie, quindi dovresti riscriverti. Ma se ti sei iscritto, non toglierti, rimane sempre lì. Quindi rimane sempre qui su questo canale dalle 7. Allora un saluto anche alla Kate. Noi preghiamo anche per te, Kate, che il Signore possa dirigere i tuoi passi. Signore, noi vogliamo anche, tornando ancora pensando alle nostre preghiere e ai motivi, Signore, di preghiera così importanti, preghiamo per la Kate, preghiamo, Signore, per direzione per la sua vita, preghiamo, Signore, per Massimo, Signore, perché, Signore, dovrà fare a breve un altro intervento. Signore, noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Padre, noi ti preghiamo per un miracolo. Noi ti preghiamo, Signore, per la manifestazione della tua potenza nella sua vita. Noi facciamo appello al Signore nel nome di Gesù Cristo. Noi preghiamo anche per Amauri. Dirige, Signore, i suoi passi, dirige, Signore, la sua vita, protegge, Signore, la vita dei nostri cari fratelli e, Signore, soprattutto Padre Massimo e Amauri, Signore, sono situazioni diverse, ma delle sfide molto grosse dal punto di vista fisico e noi sappiamo che tu hai creato il corpo umano, ci hai dato il dono della vita e tu sei il creatore, Padre, di ogni cosa. Noi ti preghiamo che tu possa raggiungere là dove c'è un male e dissolvere questo male, fare sparire nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Aumenta la fede dei nostri cari fratelli, protegge, Signore, la loro vita, aumenta, Signore, la loro fiducia in te e che la pace, il shalom del Signore stia, Signore, nei loro cuori, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen, carissimi, gloria a Gesù per questo. Io inoltre vorrei anche ricordare alcune cose importanti. Mi farebbe molto piacere che magari tu mi mandassi, posso magari fare anche un Google Form, no? Come già ho fatto, quella scheda online dove mi puoi mandare le tue richieste di preghiera. Io già questa mattina ho condiviso il link, lo metto anche qui di nuovo nella chat. In questo link tu mi puoi scrivere le tue richieste di preghiera. Perché è importante? Perché così anche per me, ossia, è come avere un segretario, no? Automatico, automatizzato, questa possibilità di avere, ossia tu mi aiuti, buongiorno cara sorella Angela, tu mi aiuti inserendo la tua richiesta. Naturalmente non è che rimangono sempre là, io ogni tanto li vado a conservare queste richieste, cancello tutto e rinnovo, ossia ogni tanto, almeno ogni 10 giorni più o meno, rinnoverò queste richieste di preghiera. Quindi è importante che magari delle volte tu mi scriva di nuovo le richieste, perché noi possiamo continuare in questo. Però quello che io volevo dire, che ancora non ho menzionato, io ho bisogno del tuo aiuto, della tua collaborazione. Oltre alla preghiera e oltre al fatto che tu puoi scrivere anche la tua richiesta di preghiera, allora un'altra cosa importante è che tu mi mandassi una breve testimonianza. Può essere un video, ok? Prendi il cellulare, mi mandi un video. Un video anche di 30 secondi, un minuto massimo, dove dice: guarda, noi abbiamo pregato e il Signore mi ha risposto, perché noi stiamo pregando tutti i giorni e ci sono risposte di preghiera, però per incentivare le altre persone a pregare abbiamo bisogno di condividere le risposte di preghiera. Quindi come noi preghiamo, più il Signore risponde, più noi dobbiamo dare gloria a Lui e più noi dobbiamo condividere una risposta di preghiera. Allora, anche se tu vuoi condividere un video con una richiesta di preghiera abbastanza forte, mandami anche la tua richiesta come un video. Però io ti chiedo soprattutto sia che tu mi mandi un video con la risposta di preghiera. Se non mi vuoi mandare un video, manda almeno un messaggio raccontando: Fabiano, guarda, noi abbiamo pregato per questo, Dio ha fatto questo, 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 questo e questo. Perché io così io posso anche condividere con i fratelli. È importantissimo. Noi non possiamo sia solo chiedere e dopo noi non condividiamo quello che il Signore ha fatto. E questo è importante anche per far crescere la nostra rete di preghiera qui su Alba Nuova. Ossia, noi chiediamo, noi presentiamo, io mi relaziono con voi, no, attraverso anche la chat, che è molto importante, quindi scrivete anche qui nella chat. Però allo stesso tempo abbiamo bisogno che tu mi dia una risposta, un feedback
dandomi o mandandomi un video, ok? Come ho detto, massimo un minuto, raccontando come il Signore ha risposto alla tua preghiera. Quindi date una mossa, Burdel, ossia facciamo arrivare le nostre risposte di preghiera qui su Alba Nuova per quello che Dio ha fatto, e così noi possiamo condividere. Questo sarà di grande edificazione e incentivo alle persone a pregare. Quindi è da molto tempo che non ricevo nessun video, anche se ho chiesto altre volte, quindi rinnovo qui la mia richiesta a tutti quanti voi, ok? Inoltre noi vogliamo, ecco, passiamo un attimo a un annuncio importante. Ascolti la sua voce. Allora, cari, voi sapete che Alba Nuova è anche un canale per poter trasmettere tutte le iniziative che le nostre chiese di Cesena, Rimini e Ravenna hanno. Questo sabato noi riprenderemo il corso di teologia, quindi mi raccomando, venite a partecipare. Il corso non sarà a Cesena, ma sarà nel locale di culto a Rimini. Noi faremo la dottrina della salvezza, incominceremo alle ore 9 del mattino a Rimini, via Cesare Pavese numero 8. È un bellissimo posto anche lì, comunione fraterna, quindi spesso sono i fratelli di Rimini che vengono, questa volta sono i fratelli che sono chiamati a venire a partecipare. Sarà davvero molto bello, molto importante, e noi vogliamo continuare in questo cammino di formazione teologica, biblica, e ti posso garantire che molti credenti, nonostante siano credenti, queste cose non le hanno mai studiate. Allora è un corso profondo, allo stesso tempo accessibile, perché attraverso un linguaggio che per ogni affermazione c'è una base biblica, e quindi è accessibile, è molto pedagogico, e noi sappiamo che tu sarai benedetto, imparerai, e questo ti farà crescere nella fede, ma anche abbiamo la responsabilità di dover andare e presentare, diciamo, questa parola ad altre persone. Quindi questa lezione rinforzerà la tua fede questo sabato dalle ore 9, mentre invece questo sabato dalle ore 17 nella nostra chiesa evangelica battista a Ravenna in via Montanari 75 sarà con noi il pastore e professore Leonardo De Chirico. Se tu vai su Google e metti Leonardo De Chirico ti uscirà un sacco di robe, tutto quello che fa il nostro caro fratello. È un uomo molto preparato, molto colto, è uno storico, è un dottore della parola e soprattutto della storia della Chiesa di Cristo, quindi conosce a fondo, e lui parlerà sul cattolicesimo, la Bibbia e i protestanti. Quindi stiamo arrivando anche al momento per ricordare quello che è la riforma protestante. Noi non celebriamo Halloween, ma noi ci ricordiamo della riforma protestante ogni fine mese di ottobre, quindi ci stiamo avvicinando abbastanza, e quindi noi chiamiamo tutti quanti voi a partecipare. Anche se ma è a Ravenna, io sto a Rimini, e allora una volta, ossia non fa niente, ossia fare qualche chilometro, io ne faccio ai migliaia ogni mese, quindi fai anche tu questi chilometri perché ne vale la pena al massimo, ok? Lui parlerà dalle ore 17, pastore Leonardo De Chirico, quindi la mattina Rimini, pomeriggio Ravenna, domenica ognuno nella sua rispettiva chiesa, e anche per i fratelli che sono di altre località ma che ci vogliono raggiungere, siete i benvenuti nell'amore del Signore. Ora leggiamo la Bibbia insieme. Allora, cari, eccoci qua nella nostra piattaforma dove noi possiamo leggere la parola del nostro Signore. Io ringrazio per la vita di tutti quanti voi e prego che il Signore possa anche questa mattina parlare profondamente al nostro cuore attraverso la sua parola. Noi stiamo leggendo la Bibbia Antico e Nuovo Testamento. Oggi noi abbiamo il profeta Ezechiele, continuando in questa lettura, capitolo 7, 8 e 9.
e dopo noi leggeremo Giovanni capitolo 3, parola del nostro Signore. Quindi leggiamo quello che il Signore ha dato per la nostra vita. Parola di Dio dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, così parla il Signore Dio riguardo al paese di Israele. La fine viene sulle quattro estremità del paese. La tua fine è imminente. Io manderò contro di te la mia ira. Ti giudicherò secondo la tua condotta. Ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio ti sarà addosso senza pietà. Io non avrò compassione. Ti farò ricadere addosso la tua condotta. Le tue abominazioni saranno in mezzo a te. E voi conoscerete che io sono il Signore. Quindi una parola dura da parte di Dio contro il suo popolo. Così parla Dio, il Signore, sventura. Ecco, viene una sventura. La fine viene, viene la fine, essa si sveglia per te. Ecco, viene. Viene il tuo turno, o abitanti del paese, il tempo viene, il giorno si avvicina. Giorno di tumulto e non di grida gioiose su per i monti. Or, tra breve io espanderò su di te il mio furore, sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore, colui che colpisce. Ecco il giorno, ecco viene. Viene il tuo turno, la verga è fiorita, l'orgoglio è sbocciato. La violenza si alza come verga dell'impietà, nulla più rimane di essi nella loro folla tumultuosa, del loro fracasso nulla della loro magnificenza. Giunge il tempo, il giorno si avvicina, chi compra non si rallegri, chi vende non si dispiaccia, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Infatti, chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, anche se fosse tuttora in vita, poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà revocata e nessuno potrà con il suo peccato salvare la propria vita. Guarda qua questa frase: nessuno potrà con il suo peccato salvare la propria vita. Ossia, nessuno può pensare di salvare se stesso. La salvezza è esclusivamente nel nome del nostro Signore. Però una persona che dice di amare Dio, ma non fa la volontà di Dio, non segue Dio, non si è mai convertita al Signore. Quindi questo popolo è stato castigato per il loro peccato. Suona la tromba, tutto è pronto, ma nessuno va alla battaglia. Infatti la mia ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. Quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti, come le colombe delle valli, tutti quanti gemendo ognuno per la propria iniquità. Tutte le mani diventeranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Si vestiranno di sacchi, lo spavento servirà loro di coperta, la vergogna sarà su tutti i volti, avranno tutto il capo rasato. Quindi una situazione di umiliazione totale. Getteranno il loro argento per le strade, il loro oro sarà per essi immondizia, il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore del Signore. Non potranno saziare la loro fame né riempirsi di viscere, perché furono quelle a causa per cui caddero nella loro iniquità. La bellezza delle loro ornamenti era per loro fonte di orgoglio, e ne hanno fatto delle immagini delle loro abominazioni, delle loro divinità esecrande.
Perciò io farò in modo che siano per essi una cosa immonda. Abbandonerò tutto come preda in mano degli stranieri, come bottino in mano degli empi della terra, che lo profaneranno. Allontanerò la mia faccia da loro e i nemici profaneranno il mio tesoro. Dei briganti vi entreranno e lo profaneranno. Prepara le catene, poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni che si impadroniranno delle loro case. Farò venir meno la superbia dei potenti e i loro santuari saranno profanati. Viene la rovina, essi cercheranno la pace ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme, chiederanno visione ai profeti, ai sacerdoti, mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazione, le mani del popolo del paese tremeranno di spavento, io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano. E conosceranno che io sono il Signore. Capitolo 8, profeta Ezechiele. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore di Dio cade su di me. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo, guarda qua, che aveva l'aspetto di fuoco. Dai fianchi giù pareva fuoco e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente come un bagliore di metallo. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme. All'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Ed ecco, la terra, là era la gloria del Dio di Israele, come nella visione che avevo avuta nella valle. Egli mi disse, figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il settentrione. Io alzai gli occhi verso il settentrione ed ecco che al settentrione della porta dell'altare all'ingresso stava quell'idolo della gelosia. Egli mi disse, figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui, perché io mi allontani dal mio santuario, ma tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi. Egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse, figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse, entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli, e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro tutto attorno. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era la Iazania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli tenendo ciascuno un turibolo in mano dal quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse, figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono, il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato Israele. Poi mi disse, tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi che costoro commettono. Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Egli mi disse, hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, ed ecco, all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente, si prostravano verso l'Oriente davanti al sole.
Egli mi disse: Hai visto, figlio d'uomo? È forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui, perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira? Ecco che se accostano il ramo al naso, anch'io agirò con furore, il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò misericordia, per quanto gridino ad alta voce ai miei orecchi, io non darò loro ascolto. Quindi Dio non ascolta, Dio non interviene nella vita di persone che non credono in Lui, che non mettono in pratica la sua parola. Ah, ma Dio non mi risponde. Ma certo, Dio può mai rispondere a una persona che non ha fede in Lui? Dio può mai rispondere a una persona che non vive con Lui? Dio può mai rispondere a una persona che non mette in pratica i suoi precetti, i suoi comandamenti? No, Dio l'unica cosa che fa è versare un giudizio, ma Dio chiama al ravvedimento le persone. Quando c'è ravvedimento, c'è salvezza. Ezechiele capitolo 9. Poi gridò ad alta voce le mie orecchie e disse: Fate avvicinare quelle che debbono punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione, sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino, che aveva un corno e da scrivano alla cintura, essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: Passa, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentisse, disse: Passate per la città dietro a lui e colpite il vostro occhio senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete e sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: Contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili. Uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. E mentre essi colpivano e io ero rimasto solo, cadi faccia a terra e gridai: Ahimè, Signore Dio! Distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Il Signore, egli mi rispose: L'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue e la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: Il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Quindi questa gente veramente aveva, come dice la Bibbia, un collo duro, perché anziché a vedersi venire a Dio, accusavano il Signore. Perciò anch'io, lui dice, perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione e farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura venne a fare il suo rapporto e disse: Ho fatto come mi hai comandato. Allora, qui la parola di Dio è chiara quando ci insegna che l'occhio del Signore è senza pietà. Ma tu dici: Ma Dio non è amore? Sì, Dio è amore, però il Signore è anche giustizia. Ed è una cosa terribile cadere nelle mani di un Dio così potente che ha un proposito per la nostra vita, ma quando io non metto in pratica, o se io abbandono Dio, se una persona dice di credere in Dio, poi torna, diciamo, una vita senza Dio, tu stai tranquillo che il Signore non ha compassione di coloro che non si ravvedono dai propri peccati, perché cadono a causa della loro disobbedienza e durezza di cuore. Cosa dobbiamo fare? Ecco, Giovanni capitolo 3 ci dà la risposta.
Questo è uno dei capitoli più conosciuti della Sacra Scrittura in tutto il mondo. Quindi leggiamo insieme quello che dice la parola del nostro Signore. Giovanni capitolo 3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Se tu vuoi vedere la gloria di Dio, se tu vuoi entrare nel regno di Dio, se tu vuoi far parte del popolo del Signore, la persona, chiunque questa sia, ha bisogno di nascere di nuovo. Gesù dice: il vento soffia dove vuole e tu ne odi rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Gesù dice ancora: nessuno è salito in cielo, se no colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Guarda qua, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Quindi questa è una parola che per noi rinchiude tutto quello che Dio ha di proposito per la nostra vita. Dio ha tanto amato il mondo, appunto che ha dato il suo figlio per noi. E per chiunque, la persona che crede nel Signore Gesù Cristo, non sia condannato, ma possa ricevere la vita eterna. Questo è il succo, il riassunto del messaggio di Cristo. La parola di Dio, parlando ancora di Gesù, dice: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. Abbiamo visto anche in Ezechiele, Dio sta giudicando il suo popolo. Ma lo scopo del Signore è che il popolo sia salvato. Ma quando una persona non fa la volontà di Dio, già è condannato. Guarda quello che dice qua Giovanni e comprenderai. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Però, chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, dice la parola di Dio. Perché è giudicato? Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi chi non ha creduto nel Signore già ora, in questo esatto momento, è condannato. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, sia Cristo, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi non cambia niente rispetto a quella grande parte di Israele che il Signore ha condannato a causa del loro peccato. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea,
là si trattenne con loro e battezzava. Quindi noi vediamo che questo Gesù dopo andò con i suoi discepoli nella campagna della Giudea e si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, questo Giovanni Battista, infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Giovanni Battista era estremamente consapevole della sua missione. Lui ha sempre dato gloria a Cristo e mai ha voluto lui prendere il posto del Signore. Lui dice: Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Guarda qua, bisogna che egli cresca e io diminuisca. Vuoi santificare la tua vita? Vuoi avere una vita davvero benedetta, guidata dallo Spirito Santo? Che Cristo cresca in te e che il tuo essere diminuisca. Quindi il crescere, l'unica persona che deve crescere nel nostro cuore è Gesù Cristo, che Egli, ossia questo Egli qua, si riferisce alla persona di Gesù Cristo. Quindi il nostro Signore, che è per noi il Salvatore, che Cristo cresca e che io, il mio io, questo io diminuisca, ossia possa ogni giorno, ossia in maniera più forte, diminuire e fare la volontà, che Cristo cresca e che io diminuisca, dice la parola del Signore. La domanda è: chi sta crescendo nel tuo cuore? Il tuo ego che ti porta lontano da Dio o sta crescendo Cristo nella tua vita? Se Cristo cresce nella tua vita, tu vedrai miracoli. Tu vedrai il tuo carattere cambiato, tu vedrai la tua famiglia benedetta, tu vedrai il Signore che ti dà direzione, tu avrai la pace nel cuore, il shalom del nostro Signore, perché chi confida nel Signore con tutto il cuore e non stima se stesso più saggio di Dio, riceverà il shalom, la pace del Signore. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra. E parla come uno che è della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Guarda qua, chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Allora, la domanda che noi facciamo questa mattina è: chi sei tu? Tu sei colui che ha creduto, che crede nel Figlio? Se tu credi nel Figlio, allora la Bibbia dice che tu hai, quindi presente, quindi hai vita eterna, dice la parola. Ma chi invece rifiuta, no? Rifiuta di credere nel Figlio, allora questa persona, chi rifiuta di credere nel Signore, chi rifiuta di credere nel Signore, non vedrà la vita. Non vedrà la vita eterna, non vedrà una vita abbondante, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Io veramente non voglio rimanere sotto l'ira di Dio, per questo ho creduto in Gesù. E io, se fossi in te, crederei subito in Cristo Gesù,
perché questa è una parola che il Signore vuole che tu sia benedetto sempre. La stessa cosa per te, Sandra, che Dio ti benedica grandemente, benedice tutti quanti voi. La Teresa, che vedo che anche Teresa è qui. Signore, una preghiera sia, Signore, per la vita di Sandra, Signore, per il suo cuore. Noi preghiamo, Signore, per la vita di tutti i nostri cari, anche la vita di Teresa, per la sua salute fisica, per la sua salute spirituale. Che Teresa creda in Cristo nel nome di Gesù. Benedice, Signore, le sue figlie, benedice suo figlio, salva questa famiglia. Signore, anche per Elaine, Signore, che è qui con noi, fortifica la sua fede nel Signore. Padre, anche per la Silvana, Signore, che spesso è con noi, Signore, per la grazia che è qui, grazia che abbiamo presentato la preghiera, la tua richiesta di preghiera al Signore, sorella Regiane, per tutte le vostre vite, nel nome del nostro Signore Gesù. Cari, che meraviglia poter pregare al Signore. Io auguro che questa sia una giornata dove la tua vita sarà forte nel Signore e tu possa sperimentare ogni giorno la potenza di Gesù Cristo. Io do a te un fortissimo abbraccio, un santo bacio e ricordo che oggi, ossia che è mercoledì alle ore 19:30 a Ravenna c'è l'incontro di preghiera in via Mario Montanari 75 e a Rimini alle ore 20, quindi leggermente più tardi alle ore 20 noi abbiamo l'incontro di preghiera via Cesare Pavese numero 8. E quindi che il Signore possa benedire la tua vita, tu possa pregare sempre. Mandami le tue richieste di preghiera. C'è anche quella scheda online che tu mi puoi scrivere. Metto ancora qui una volta il link dove tu puoi accedere, puoi scrivere. Non è che scrivi una volta e rimane sempre là. Io ogni tanto cancello proprio per rinnovare le richieste di preghiera. E quindi è così noi possiamo interagire. Mandami anche la tua testimonianza alla risposta di preghiera, che sia un testo, un messaggio scritto, che sia un messaggio video. Io sarò molto grato al Signore per questo. Quindi che Dio benedica, non smettere mai di credere nel Signore. Noi sappiamo che il suo amore è perfetto e per sempre. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Dio ti benedica ancora una volta. Una buona giornata nel nome di Gesù.